ragazze, allora oggi è il primo degli outfit autunnali, purtroppo sta venendo il freddo e l'estate ormai è finita, quindi iniziamo a coprirci un pochettino di più e a seguire le nuove tendenze in moda di questo autunno-inverno. Infatti questo outfit è un outfit molto molto sportivo da giorno, che utilizza però appunto abbina dei capi di tendenza di questo autunno. Allora, nella parte di sopra ho questa t-shirt che è carinissima, guardate che tenero che è questo dado sorridente. Allora, questa t-shirt è di un brand che si chiama It's My Mood e sono stati gentilissimi a mandarmi questa splendida maglietta che è molto particolare. Come vedete è una t-shirt molto semplice, bianca, con questo dado che è un dado che sorride. Praticamente loro hanno una serie di t-shirt tutte molto simili, di tutti i colori, e la cosa appunto che li caratterizza è questo dado che ha una serie di espressioni diverse a seconda del proprio umore. Io ho scelto quella sorridente che mi rispecchia maggiormente, ma c'è anche la t-shirt che triste, quella arrabbiata, ci sono diverse espressioni. Andate a seguirle, vi lascio il link del loro sito qui sotto, quindi It's My Mood. E lo abbino con questa giacchettina di H&M che l'ho già presa l'anno scorso, è una giacchettina effetto peplum, quindi con la cucitura e la ruota sotto nera con i tre bottoncini, molto molto semplice. Il leggings, come vedete, è un leggings scozzese rosso che è l'ultima moda, diciamo, di questo autunno. Non so se avete già visto le sfilate e le nuove collezioni di questo autunno-inverno riportano tantissimo appunto questa fantasia che mi piace molto, mi ricorda quando ero bambina perché lo scozzese si usava veramente tanto. Adesso si chiama tartan, che è appunto questo tipo di fantasia, ed è un legging scozzese appunto rosso che ho preso da OVS proprio adesso in questi giorni. Lo porto leggermente risvoltato nella parte di sotto perché era molto molto lungo, quindi mi piace poi comunque questo effetto che si ottiene. Ai piedi indosso questo stivaletto molto molto particolare che ho preso in un negozietto. È uno stivaletto nero con queste tre bande allacciate con tutte le borchiette dorate, e in pelle la marca si chiama Sergio Tozzi. La borsa è questa mini Prada, è un bauletto in saffiano color bronzo che ho da diversi anni, l'ho ritirata fuori proprio perché quest'anno si riusano tanto le borsette piccole portate a tracolla, e ho aggiunto questa catena color oro proprio per portarla in questa maniera che trovo molto deliziosa. L'anello è questo bellissimo anello con la rosa nera, è di una ragazza che le fa lei, e quindi è una collezione handmade di Ila Bijou Handmade, che la trovate su Facebook. È una ragazza molto molto carina, ha fatto questa collezione shabby chic, e chi mi segue anche su Instagram l'ha visto, è molto molto carina, vi lascio il link del suo canale qua sotto. Poi invece come orologio il mio solito Casio color oro. La collana è una semplicissima catena color oro che ho preso dai cinesi, e invece l'orecchino è un orecchino, come vedete, a cuore con il motivo a rosa all'interno. Anche questo è fatto da una ragazza che crea gioielli handmade e si chiama Manuela Sabatini, vi lascio anche il link del suo canale qui sotto. Spero tanto che l'outfit vi sia piaciuto e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Un bacione e al prossimo video. Ciao!